questo nuovo reggiseno di H&M. Dietro così, davanti questa è la bottonatura, carino. E vabbè, poi niente, vi volevo far vedere il mio smalto messo ieri, questo verde abete, verde pino, non lo so, mi piace. E vi faccio, vi dico di più, la recensione di questo particolare plum cake della Dolce, che è buonissimo ragazzi, è buonissimo e forse io lo preferisco a quelli dell'alluminio bianco, è buono. Allora, oggi vi sto rompendo le palle, va bene. Comunque sto provando questo succo di arancia, è abbastanza marognolo, non è per niente dolce, è un concentrato. E poi volevo dire che le confezioni col tappo così non si versano così, ma al contrario. Questo è il segreto per non far versare l'aranciata o qualsiasi altra cosa fuori dal contenitore. Buongiorno a tutti, colazione con tè, frutti rossi e il bellissimo smalto. Good. Questo è lo scrap viso biologico esfoliante che sto utilizzando, è davvero ottimo. Questo è per far capire ai provenzali che non mento quando dico che io utilizzo quasi tutti i loro prodotti. E poi c'è anche lui, che è ottimo dopo la doccia, ragazzi, ve lo consiglio, è davvero davvero ottimo. Per quanto riguarda invece questi due prodotti, shampoo e balsamo, parlerò prossimamente in un video e dirò veramente quello che è, tutta la verità su questi due prodotti in particolare. Buongiorno, la mia colazione avviene con questo sol mielato, miele di limone, 100% italiano, è davvero molto molto buono. Lo metto nel tè e lo dolcifico così. Salve, ecco gli stivaloni pronti per il brutto tempo. Allora, è ora di pranzo e sto cucinando degli spaghetti quadrati integrali e del purè. Allora, voi nel purè ci mettete, invece del latte ovviamente, l'acqua. Poi ci mettete un po' di parmigiano e a fine cottura della pasta ci aggiungete una zollettina di burro e del prezzemolo in grandi quantità. Aggiungete il prezzemolo. Grandi quantità. Allora, questi sono gli spaghetti col purè. Sembra far schifo, ma è buonissimo ragazzi, veramente buono. Ciao raga, allora io sto leggendo questo libro, John Nesbo, un cacciatore di teste, ma non mi piace proprio. Ho fatica, lo sto finendo. It's blurry, face and eyes.